Il 2021 è un anno importante anche perché 50 anni fa, nel 1971, nasceva il primo movimento di liberazione omosessuale in Italia, che abbiamo chiamato Fuori. E noi dovevamo uscire fuori da quella che era la non visibilità delle nostre vite. Non eravamo liberi di essere noi stessi e quando c'è stata l'occasione per la famosa bottiglia col tappo che esplode, e allora abbiamo detto basta, dobbiamo creare un movimento anche in Italia. La vocazione internazionale del Fuori è sempre stata quella di lavorare con gli altri movimenti, perché l'omosessualità, l'orientamento sessuale, ha sempre avuto grandi problemi, dalle leggi che condannavano. A partire, ricordiamo tutti, Oscar Wilde, ma anche nei paesi dove non c'era in quel momento, in quegli anni, una legge, l'omosessualità era comunque fuori legge, anche se non dal punto di vista legale. E noi abbiamo cercato invece di fare tante rivoluzioni come succedevano, grazie anche alla presa di coscienza del 68, noi abbiamo dato alla parola rivoluzione un significato più moderno. Cioè noi volevamo cambiare la società, quindi eravamo per il cambiamento. E questo abbiamo potuto farlo quando ci siamo federati al Partito Radicale, che ci ha messo a disposizione tutte le sue sedi, una quarantina in Italia, dove noi potevamo, dove non pensate che ci fosse internet o cose del genere. Dovevamo fare dei volantini, il ciclostile. Però ci siamo comportati come volevamo, cioè partecipando al cambiamento della nostra società. Quindi abbiamo lottato per il divorzio, per l'aborto, quello che si chiamano giustamente diritti civili, ai quali abbiamo aggiunto il nostro.